Ci abbiamo preso gusto a percorrere il nostro stivale e scoprire che ci sono delle realtà, peraltro troppo sconosciute, che puntano ad un pensiero, quella dell'autonomia e dell'indipendenza. Nelle puntate, per così dire, precedenti, abbiamo ascoltato esponenti e rappresentanti della Sicilia, della Toscana, del Friuli Venezia Giulia e tra poco andremo in Romagna. Perché portiamo avanti questa iniziativa come Radio Onyx? Perché crediamo nel manifesto per la soppressione dei partiti politici. E allora io vado cercando di scoprire per i nostri ascoltatori e non solo se ci sono i presupposti per arrivare a questa mia idea, che però vedo che è in qualche modo largamente condivisa. Insomma, trovare il modo per sopprimere i partiti politici, tutti, badate bene, nessuno escluso. Io credo che in queste organizzazioni verticistiche, che sono i partiti appunto, sono evidentemente, ad oggi lo vediamo, autoritari e repressivi per definizione. Ma ora mi collego con la città di Faenza in Romagna, dove dall'altra parte ci dovrebbe essere Fabrizio Barnabè. Vediamo se è vero. Pronto? Pronto? Buongiorno, buonasera. Ciao Fabrizio, ti do del tu, se mi... Sai, noi giornalisti abbiamo Assolutamente. questo vizio di subito entrare in confidenze così, vabbè. Molto meglio, altrimenti Cioè, l'alternativa sarebbe stata del voi, no, no, però. per carità, per carità. Allora, tu sei vice coordinatore del MAR. Sì, È una esatto. sigla, ovviamente, che nella sua estensione sta ad indicare Movimento Autonomia per la Romagna. Dico bene? Esatto. Bene. Tu mi insegni che la Romagna è una regione storica che attualmente però non vede ancora riconosciuta il proprio desiderio di autonomia amministrativa. E ho scoperto con piacere che questa vostra posizione nasce già da molto lontano, nel 1999. Ci vuoi fare una breve cronistoria del MAR? Sì, anzi, hai detto 99, ma è il 90, l'anno Pardon, giusto. chiedo Sì. scusa. Sì, Un e poi lapsus. fra l'altro nel 90 prende forma proprio il MAR, cioè questo movimento. Ma in realtà, poiché il suo fondatore, Stefano Servadai, che era un parlamentare, un socialista della Prima Repubblica, in realtà si è fatto carico di tutto un movimento che non aveva mai assunto alcuna forma, che era rimasto così spontaneo e personalistico, mi verrebbe da dire, nel senso che era animato dalle singole personalità, penso ad Aldo Spallicci, per esempio, che era un altro super politico della Prima Repubblica, addirittura nella Costituente, prima ancora, un grande repubblicano, insomma, un grande animatore della cultura risorgimentale. E Stefano Servadai, in un certo senso, ha catalizzato, tutta questa spinta romagnolista all'interno del MAR nel 90, quindi il 90 è stato il primo passo del movimento, ma che in realtà la storia viene da prima, le prime tracce addirittura di romagnolismo, se così lo possiamo definire, vengono addirittura dal 1923, in cui un antifascista romagnolo, Giovanni Braschi, all'epoca parlamentare per il Partito Popolare, chiese al fascismo, chiese al governo fascista la regione Romagna, ovviamente ricevendo un rifiuto netto da parte Chiaro. del governo centrale, che puntava, nonostante la romagnolità di Mussolini, comunque l'unità dell'Italia doveva essere salvaguardata sotto qualsiasi punto di vista, quindi figuriamoci concedere alla Romagna, regione storicamente di rivoluzionari, teste calde, sempre da Sì, sempre, sì, spina sì, nel sì. fianco del potere. Trovo curioso che proprio da un politico sia nata un po' questa idea di uscire Sì. dal seminato, dalla partitocrazia, insomma, in qualche modo, no? E di concentrarsi sul desiderio di tutelare il territorio, la Romagna nel caso specifico. Sì, in realtà in Romagna c'è una tradizione politica molto forte, come si può immaginare. Addirittura Aldo Spallicci sosteneva che politica e Romagna
sono sinonimi e che l'una non potrebbe esistere senza l'altra. Quindi non potrebbe esistere Romagna senza politica e non potrebbe esistere politica senza Romagna, per il contributo determinante alla storia della politica italiana che ha dato la Romagna. Chiaramente la politica a cui faceva riferimento Spallicci, che era la stessa a cui ha fatto riferimento per tutta la sua vita l'onorevole Servadai, era una politica che era decisamente diversa da quella di adesso, ecco. Ecco, questo. Era una politica strutturalmente diversa. Diciamo che la differenza fondamentale, mi sento di dire, era fra politica e partiti, nel senso che oggi i partiti sono diventati, sono una sorta di distorsione del concetto politico. Perdonami, ricordo per chi ci ascolta che abbiamo in linea Fabrizio Barnabè, vice coordinatore del MAR di Faenza. Questo è un po' lo storico, però giustamente dovevamo inquadrare un po' la situazione della Romagna, ma oggi con tutto quello che sta accadendo probabilmente interessa a tutti sapere e conoscere invece quali prospettive si prefigge il MAR di fronte a questa Giusto, situazione e se ci sono, certamente. e se ci sono le possibilità per un cambiamento radicale, ripulito dalla partitocrazia tradizionale. Prego, Fabrizio. Tutto nacque infatti con uno scopo preciso. Infatti il MAR nel suo statuto ha proprio come, lo mette in chiaro, che al raggiungimento di questo obiettivo il MAR si sarebbe sciolto. E l'obiettivo era arrivare alla regione Romagna, che attualmente non è riconosciuta. La Romagna formalmente non esiste, ecco, questo, nonostante tutti sappiano che la Romagna c'è, la Romagna non esiste, per lo Stato italiano non esiste. Siamo inglobati all'interno di una subregione che si chiama Emilia-Romagna, in cui però c'è una sproporzione anche molto forte democratica, essendo che le regioni composite in Italia ci sono e hanno avuto anche un loro senso, pensiamo al Trentino, Alto Adige, pensiamo al Friuli, Venezia Giulia, eccetera, ma devono essere le regioni che la compongono, devono essere pari in un certo senso, devono equivalersi, perché altrimenti si crea una sproporzione al danno della più Esatto, piccola. esatto. E in questo caso è evidente, visto che l'Emilia è circa 3 volte tanto la Romagna. Di conseguenza c'è un evidente problema di rappresentatività democratica nel Parlamento di Bologna da parte dei romagnoli, che anche se votassero tutti per la stessa persona, cosa che non succederà mai, sarebbero comunque in una minoranza evidente, insomma, e quindi c'è un problema di, con anche tutto quello che ne consegue, fondi, investimenti, insomma, la ripartizione del potere chiaramente fa i conti con la sproporzione che c'è alla base. È una strana storia questa dell'Emilia-Romagna, che infatti è una regione nata a tavolino proprio per diluire il rivoluzionarismo che c'era in Romagna nella moderatezza dei ducati emiliani. Quindi nasce con lo scopo di ottenere un referendum per la nascita della regione Romagna, per scorporo da quella dell'Emilia. Quindi quello è lo scopo principale, nacque come movimento per un referendum popolare. Bene, mi Chiaramente. fermo un secondo sulla Sì. parola referendum che a me sta molto a cuore, no? Io sono un po' un sognatore, uno di quelli che sogna, immagina di alzarsi una mattina e dire: Oh, abbiamo il referendum, quindi noi, popolo sovrano, finalmente possiamo decidere in casa nostra di quello che è l'impostazione migliore per governarci, per amministrarci. È un sogno soltanto o potrebbe diventare una realtà in Romagna e mi auguro anche in altre regioni come quelle già menzionate, Sicilia, Toscana, eccetera? Sì, ma non la definirei un sogno, la definirei una battaglia, Ah, ecco. poiché è del tutto evidente oggi più che mai che il potere centrale, in generale lo Stato centralista in cui purtroppo ci ritroviamo a vivere, è totalmente contrario alle manifestazioni di volontà del suo popolo. E noi ne abbiamo un caso evidente, abbiamo 2 comuni romagnoli, attualmente però amministrati dalla regione Marche, poiché ci sono stati fatti anche diversi, chiamiamoli così, dispetti istituzionali nel corso del tempo. La Romagna è stata via via decurtata di pezzi fin dalle sue Oh, origini. bella questa. E ci sono pezzi di Romagna che sono amministrati dalle regioni confinanti.
È una cosa credo unica, non so, non sono esperto sui confini delle altre regioni, ma molto su quelli della mia, che è appunto la Romagna, e ci sono due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, che sono attualmente in provincia di Pesaro Urbino, infatti, ma sono romagnoli e hanno fatto un referendum molti anni fa, non voglio neanche dire quanti, perché è imbarazzante, troppi. Troppi è l'aggettivo giusto, troppi anni fa hanno fatto un referendum secondo tutte le norme della Costituzione, proprio hanno rispettato il dettato costituzionale alla lettera, incarnando nella parte più vicina alle ispirazioni democratiche della Costituzione, proprio dove prevede che il popolo si possa esprimere con il referendum, che è la forma più pura, se vogliamo, quella più vicina alla democrazia diretta. Ecco, hanno fatto tutto questo e hanno ottenuto il risultato oltre all'80% favorevole al ritornare nella loro naturale regione, che sarebbe la Romagna, e quindi ad essere annessi di fatto, a voler usare un linguaggio bellico, però a essere riannessi alla Romagna, loro naturale terra. La regione Marche si è opposta con tutta se stessa. I partiti centrali hanno taciuto, se non addirittura si sono messi di traverso, facendo ostruzionismo per anni. Attualmente, dopo tanti tanti anni, da quell'84% di volontà popolare, non si è ancora arrivati all'attuazione di quel referendum, e addirittura oggi si parla di rifarlo perché è passato troppo tempo e la volontà non è più. Non è più quello, ovviamente sono i detrattori e soprattutto dei non conoscitori della Costituzione e dei principi base della democrazia, cioè una volta che il popolo si esprime e non viene mantenuta questa loro espressione di volontà popolare, di autodeterminazione del popolo, non è che se il potere fa ostruzionismo per impedire questa attuazione di questa volontà popolare, allora bisogna rifarlo sperando che, cioè non è che allora i referendum si rifanno fin tanto che non danno l'esito che vuole il potere, quello che vogliono loro. È una cosa che chiaramente fa drizzare i capelli e ribollire il sangue di ogni romagnolo, ma anche di qualunque persona che abbia un minimo di decenza democratica, ecco, cosa che non hanno i partiti centrali oggi in Italia, perché non proprio abbiamo visto una tiepidità riguardo a questa, che è una faccenda gravissima, cioè è un fatto che un referendum secondo tutte le linee costituzionali non venga attuato e venga fatto ostruzionismo e venga fatto di tutto con tanto di dichiarazioni di politici appartenenti a un partito che fra l'altro nello specifico si chiamerebbe democratico anche per il suo stesso nome, si sono impegnati al fine di impedire che l'esito popolare venisse rispettato. Sì, siamo proprio in presenza di una chiara violazione dei principi di libertà e di autonomia, peraltro dalla Costituzione. Allora, caro Fabrizio Barnabè, immagino che abbiate un programma, no, da sviluppare. E, quali sono, diciamo, i canali con i quali riuscite o volete comunicare alla popolazione quello che avete fatto e soprattutto quello che rimane da fare per arrivare a liberare la vostra regione, svincolarla da queste catene? Quali sono i mezzi e le intenzioni di cui eventualmente disponete? Allora, innanzitutto noi abbiamo il nostro statuto depositato dal 91, in cui ci sono un po' le linee guida del nostro operare. Sì. E poi nel corso del tempo si è sviluppata, diciamo, una rete di incontri, interventi, riunioni pubbliche, alleanze. Dibattiti. Alleanze in realtà con altre regioni, scusami. Ah no, certo, esatto, perché di solito quando si pensa alle alleanze si pensa subito ad alleanze con dei partiti. No. il MAR, a differenza di altri partiti presenti nella rete Autonomia e Ambiente, di cui siamo molto onorati di far parte, non ci siamo mai presentati alle elezioni, perché il MAR nasce come un movimento culturale essenzialmente, quindi come un movimento d'opinione civico essenzialmente, proprio in cui si cerca di agire, e qui vengo alla risposta alla tua domanda, di agire principalmente culturalmente, cioè per far capire, dopo anni e anni in cui il potere centrale ha cercato di
di mischiare le carte in tavola, di far capire che non c'è autorità migliore di quella locale per decidere del bene della propria terra. Certo. Non c'è nessuno, eccetto l'autorità, su una montagna che potrà decidere qual è il bene per quella montagna, e non c'è nessuno che eccetto un'autorità su una pianura che potrà decidere il bene di quella pianura. Non sarà di sicuro un'autorità lontana e accentratrice che saprà risolvere i problemi del territorio, delle persone, di un'identità culturale, di una tradizione, l'efficacia nel mantenimento dei diritti. C'è se la tua istituzione è vicina, se l'ideale sarebbe che tu lo possa vedere in faccia proprio, che tu lo possa conoscere, che tu sappia chi vai a votare e così via, insomma, un'idea di prossimità. Da qui la necessità di arrivare a questa autonomia, questa autodeterminazione delle regioni. Dirò di più, che anche le regioni di per sé non sono la panacea di tutti i mali, nel senso che dipende. Noi abbiamo un esempio lampante, la regione Emilia-Romagna è una regione che però non decentra, è una regione accentratrice, e quindi oppure l'autonomia di cui si parla ultimamente, portata avanti dalla Lega, è un'autonomia che sembra, ad alcuni sembra un altro modo di dire centralismo, e quindi bisogna anche chiedersi quale autonomia, cioè quale regione, cioè che tipo di regione vogliamo? Vogliamo una regione in cui si piazza una capitale lì al centro che decide tutto e impone alle sue tra virgolette colonie il suo operato, oppure vogliamo invece un nuovo modo di intendere la gestione del potere pubblico, la gestione delle istituzioni, insomma, qui si parla proprio di concetti culturali, proprio di politica nella sua forma più alta, ecco. Allora, caro Fabrizio Barnabè, ricordo, vice coordinatore del MAR di Faenza, perdona, di Romagnoli, della Romagna, chiedo scusa, io insisto molto, è un finirete per mandarmi a quel paese, ma io ho questo pallino fisso, sono convinto e continuo ad estenare il mio pensiero, che è quello di immaginare, più che immaginare, di fare cose concrete, cioè di liberarci dal problema numero uno. Io vorrei sapere dai miei interlocutori, in questo caso da te oggi, se è immaginabile poter vivere senza dover dipendere dalla partitocrazia, dalla politica in quanto tale, come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, perché io penso personalmente che è la fonte di tutti i problemi che noi abbiamo nel bel paese. Cioè, chi ci ha portato alla rovina? Sono questi signori ai quali abbiamo dato il consenso, come? Tramite il voto, quindi sono legittimati a fare quello che vediamo. Siamo noi responsabili, dobbiamo togliere questo potere alla partitocrazia. Non c'è più bisogno di un partito, dobbiamo semplicemente amministrare il territorio, la Romagna, la Toscana, la Sicilia e altre regioni in divenire, soltanto avendo cura del territorio, soltanto sapendo chi sono i nostri responsabili, i nostri amministratori, possiamo avere cura e controllo del territorio. Non possiamo più affidarci, perdonami Fabrizio, al partito di turno. C'è gente che continua a sognare a mettere in piedi i partiti, non ci siamo, allora vuol dire non imparare la storia. Cosa ne pensi? Sì, beh, quello che penso io in realtà è un po' l'opinione del movimento, mi sento di incarnare in questo movimento. La Romagna è una terra che per sua storia ha dato tanto sia alla politica che ai partiti, in senso proprio costituzionale del termine. La storia a tutti gli effetti della politica novecentesca si può dire, adesso esagero, che sia nata in Romagna o quasi, insomma. Per cui noi più che temere il partito come istituzione, temiamo il partito centrale, cioè mi spiego meglio. Se un partito che governa in una comunità italiana risponde a quella comunità, fa gli interessi di quella comunità, il partito di per sé è buono. Nel momento in cui il partito invece non risponde più a quella comunità, magari quella comunità non sa neanche che faccia ha quello che
che dovrebbe amministrarla, perché è finito chissà dove, chissà quando, chissà come, in quel momento il partito diventa un organo di spartizione del potere. È quello che purtroppo è successo, è quello che purtroppo è successo. E lo vediamo, nel momento in cui la Lega, lo vediamo adesso per fare dei nomi, parliamo di politica spicciola, la Lega Nord è molto diversa dalla Lega di adesso, la Lega delle origini è molto diversa dalla Lega di adesso, e io immagino, dico immagino per non dire che so perfettamente, che molte persone convinte da quella proposta politica delle origini di una maggiore attenzione ai territori e quant'altro, condivisibile o meno che fosse, sono quasi certo che buona parte di quelli convinti da quella proposta non si riconoscano nella proposta attuale di quello stesso partito. La stessa cosa può dirsi del Movimento 5 Stelle, che era partito, sempre per la stessa parola, però aveva cominciato la sua attività politica. Fabrizio, potremmo... tre minuti mi dicono. Non parliamo del vissuto. La mia dannata parlantina ci tradisce sempre. No, no, purtroppo i tempi sono sempre, rischiamo di sforare. In tre minuti lasciamo perdere il vissuto, lo conosciamo purtroppo e ne facciamo le spese ogni giorno. Io vorrei capire se invece abbiamo una concreta possibilità di affidare al territorio una eventuale amministrazione, affidato dei soggetti che sanno fare di conto, che sanno gestire il territorio, che sono controllabili dal momento che sono dipendenti, ai quali siamo noi popolo a dover fare la busta paga, non come accade oggi che ognuno si fa la busta paga a proprio a gusto e piacimento, che nel momento in cui non sa amministrare dice amico mio cambia strada, non sai fare il tuo lavoro, per poter governare effettivamente sul territorio, altrimenti non ci siamo. I partiti sono delle botteghe che fanno i loro interessi, sono di parte, dalla parte dei partiti, non dalla parte del popolo. Cioè la storia ci ha insegnato che fino ad oggi quelli ai quali ci siamo affidati hanno fatto solo disastri, li hai citati alcuni di questi, non i più clamorosi, 5 Stelle, stavo per dire 5 Stelle, chissà perché, E poi la Lega ladrona, quella che si puliva, che andava a Roma a spaccare tutto, che si puliva il deretano con la bandiera, eccetera, eccetera. Questi sono gli incantatori di serpenti e noi popolo ci siamo cascati. Caro Fabrizio, basta, si deve cambiare regime. Volenti o nolenti, una volta in cui uno entra dentro il sistema che è centralista, può partire con le migliori intenzioni del mondo, ma finirà sempre per servire una logica di potere centralista. Ecco. È questo che il MAR mette in discussione, oltre a chiedere alla nostra regione, che non ha ancora nessuna esistenza istituzionale, ci facciamo promotori proprio come anche Autonomia Ambiente, che è una rete santa da questo punto di vista, perché mette in rete svariati autonomismi anche diversi al loro interno, ma che però sono tutti accomunati da questa volontà ferrea di voler cambiare il paradigma del potere. Hai fatto bene a dire Autonomia Ambiente, perché è un parallelo che deve andare avanti di pari passo, altrimenti andiamo assolutamente perché assolutamente non può essere dissociato l'una dall'altra. L'ambiente è il nostro territorio, la nostra vita, il nostro futuro, se lo vogliamo avere, altrimenti è un parallelo che è inscindibile. Per cui ecco l'impegno che deve avere l'amministrazione del territorio, il referendum come strumento legislativo per dire quello che il popolo sovrano vuole, né più né meno. Assolutamente sì. Senti Fabrizio, io ti ringrazio di questa prima, di questo incontro virtuale telefonico. Grazie a te dell'occasione. Ti prego di ricordare a chi ascolta eventualmente le vostre coordinate, come partecipare, come raggiungere il Movimento per l'Autonomia della Romagna. Sì, noi abbiamo il nostro sito che è regioneromagna.org e poi ci trovate anche sui mezzi di comunicazione principali virtuali, cioè Facebook e Instagram. Abbiamo sia la pagina Facebook, se cercate Movimento per l'Autonomia della Romagna, trovate sia su Facebook che su Instagram Movimento Autonomia Romagna, e lì cerchiamo di dare un po' di promuovere questo genere di contenuti, sia in chiave romagnolista che anche in chiave generale, proprio per cercare di
di avere un piccolo impatto su chi ci segue, anche dal punto di vista proprio delle prospettive future, insomma, anche perché così non può andare avanti, insomma, cioè, Assolutamente. questo sistema sembra creato per finire male, cioè, e quindi se non c'è un cambio di rotta finirà male. Ma spero di no, ovviamente. No, no, no. Non vi dimenticate, io sono radiofonico da sempre, di contattare, di individuare sul territorio delle radio locali con le quali veicolare il vostro lavoro e il vostro impegno. Ah, certo, giusto. Grazie del consiglio. Niente. Allora, eventualmente ci risentiremo perché noi siamo sempre disponibili. Credo che vi hanno mandato le coordinate per ascoltarci in tutta Italia. Radionic si può sentire ovunque grazie alla tecnologia. Fatene un buon uso e grazie di aver partecipato. Grazie a te, grazie a voi. A A presto, Fabrizio. Grazie. presto, grazie. Viva la Grazie. Romagna. Viva, Ciao. viva. Grazie mille.